tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Questo è un video diverso dal solito, sicuramente il più serio di tutti. Volevo fare un discorso un po' più serio, un po' anche motivazionale per magari aiutare qualcuno e spero di riuscirci nel mio piccolo, anche se so che non cambierà molto dopo questo video, però spero comunque di aiutare qualcuno anche in minima parte. E sto prendendo spunto per questo video dal video che ho fatto Sebastiano Serafini in Giappone, che vi linko su una delle schede. Lui ha descritto alcuni fatti di alcuni ragazzi caucasici che hanno deciso di usufruire della chirurgia plastica per cambiare etnia, quindi da caucasici ad asiatici. Allora, vorrei fare prima alcune premesse. Prima di tutto non sono qui per giudicare queste persone, questi ragazzi, né tantomeno le loro scelte, non le conosco, non conosco i motivi per cui hanno deciso di fare questa cosa. E secondo, non sono contro la chirurgia plastica quando si tratta di dover aggiustare un difetto fisico. Anch'io, se avessi un difettuccio, ecco, sicuramente farei uso della chirurgia plastica per aggiustarlo, tra mille virgolette. Però quando si parla di esagerare, non so fino a che punto posso essere d'accordo, ma spieghiamoci meglio. Infatti questi ragazzi hanno cambiato totalmente il loro viso. Oggettivamente siamo diversi, noi europei, magari anche dagli americani o principalmente degli asiatici. Abbiamo una diversa forma del cranio, come ha spiegato anche Sebastiano. Se avete qualche informazione in più, vi suggerisco di guardare il suo video. Molto lavoro c'è dietro questo cambiamento, e oltre che i soldi, che va bene, lasciamo perdere i soldi, ma c'è un sacco di lavoro. Poi non credo che esca anche un bel lavoro, perché io ho visto alcune foto, anche le foto che ha messo Sebastiano nel suo video, e sinceramente mi sembra più una maschera, qualcosa di finto, ancora più finto di quello che si possa pensare. Sicuramente loro avranno avuto i loro motivi per fare questa scelta, e ripeto, non sono qui per giudicare questo, ma per capire meglio, magari entrare meglio nella loro testa. Sicuramente non ci riuscirò mai a capire bene perché, però sicuramente, ripeto, avranno i loro motivi. E uno di loro ha affermato che ha voluto cambiare il suo volto in un altro, quindi in un'altra etnia, perché appunto le etnie sono delle costruzioni della società. In parte sono d'accordo, perché comunque le etnie non dovrebbero esistere, tra virgolette, perché siamo comunque tutti umani, dovremmo avere tutti gli stessi diritti e stessi doveri, naturalmente. Ma dall'altra parte non sono d'accordo, perché fisicamente siamo diversi, anche molto diversi. Come dicevo prima, il cranio di un caucasico è diverso, molto diverso rispetto a un asiatico, perché il cranio degli asiatici veramente, cioè la faccia è un po' più schiacciata rispetto alla nostra, gli occhi sono diversi, quindi l'incavo degli occhi, non so come si chiama, è diverso. Quindi credo che ci sia voluto un sacco di lavoro, un sacco di soldi, vabbè, e non è venuto neanche troppo bene in alcuni casi, devo essere sincera. Io penso che quando qualcuno pensa di avere una maschera, quando qualcuno pensa di non essere sempre se stesso, di voler cambiare in qualcos'altro, in qualcun altro, per essere se stesso, io ovviamente sono d'accordo, ok? Sono d'accordo, e questa è una scelta che ognuno di noi deve fare, però quando si tratta di queste cose non so fino a che punto. Se questi ragazzi sentono a loro agio, ben venga, però se si ha qualche problema anche di questo tipo, quando qualcuno non si sente a proprio agio, o magari viene preso in giro, o qualsiasi altro problema fisico o morale, non so, per qualsiasi problema secondo me bisogna parlarne con qualcuno prima di prendere queste decisioni importanti,
non dico che siano state affrettate perché ci vuole un bel coraggio, secondo me, per affrontare queste operazioni chirurgiche, ma anche di prendere qualsiasi altra decisione importante, anche appunto per cambiare il proprio volto in un altro. Il mio consiglio per chi si sente diverso, giudicato e si sente inopportuno anche nel proprio corpo, prima di tutto di parlarne con qualcuno, sicuramente un genitore, un amico, un fratello, qualsiasi persona voi vogliate, uno psicologo, non so, non vergognatevi di avere un problema, non vergognatevi di chiedere aiuto, perché non c'è niente di male. E tutti abbiamo dei problemi, ognuno ovviamente diverso dall'altro, chi ha un problema più grande di qualcun altro, però sicuramente tutti abbiamo dei problemi, tutti abbiamo bisogno di aiuto a parer mio, e ognuno decide come vuole di agire su se stesso, che sia chirurgia plastica, fumo, droga, alcol, eccetera, che sicuramente non so, parer mio, non sono i modi giusti per affrontare le cose. So che è difficile da ammettere, prima di tutto da chi ne soffre, questo non lo metto in dubbio. Facevo questo discorso con una mia amica l'altra sera e io forse non capisco bene cosa si prova perché non ci sono mai passata, quindi probabilmente qualcuno che ci è passato mi dirà sì, è facile dirlo, lo so che è facile dirlo, ma farlo un po' meno. Però anche chi magari sta pensando di stare sbagliando, perché ci sono molte persone che entrano nel tunnel sbagliato e sanno che è la strada sbagliata, io consiglio sempre di farsi aiutare, perché ripeto, non c'è niente male, non vergognatevi. Anch'io mi sono fatta aiutare, ovviamente, con i problemi che ho, ovviamente i miei problemi non sono neanche paragonabili ad altri, però io credo che se avete un problema parlatene con qualcuno e non affrettatevi, ecco, non prendete decisioni, queste decisioni importanti da soli, sicuramente non dovete affrontare tutto da soli, perché c'è sempre qualcun altro che ci tiene, ecco, a voi, ai vostri problemi, che vi aiuterà sicuramente, sarà disposto ad aiutarvi, oltre a economicamente, ovviamente quello non lo metto in dubbio, ma anche moralmente, soprattutto moralmente. E quindi anche affrontare queste chirurgie plastiche per diventare qualcun altro, come per esempio queste ragazze che hanno deciso di cambiare etnia, o anche qualcun altro che ha deciso di diventare una Barbie, cioè serio, penso che voi conosciate la ragazza Barbie o il ragazzo Ken, perché forse loro si sentivano anche a loro agio, però ecco, cambiare per cosa esattamente, non lo so, ci sono ovviamente dei cambiamenti a cui sono d'accordo naturalmente, non so, magari un ragazzo che non si sente uomo o viceversa naturalmente, quindi decide di cambiare sesso, sono su quello ovviamente sono d'accordo, ma è un altro discorso rispetto a quello che sto facendo. Ma anche in questo caso credo che se voi abbiate dei problemi a non sentirvi a proprio agio nel vostro corpo, comunque io vi consiglio di parlarne. Non lo so, forse magari faccio questo discorso perché non ci sto passando, magari non lo so, non ci sono passata, però io credo che sia il migliore dei modi per affrontare un problema. Può essere anche una persona estranea della vostra famiglia, perché lo so, capisco che può risultare difficile parlarne con un genitore, con un parente o con un amico, però ho sentito varie testimonianze di ragazzi che comunque hanno preso delle decisioni importanti e si sono fatti comunque aiutare, e devo dire che hanno poi capito per la vita, si sono sentiti poi più giusti, che sia, non so, qualsiasi problema loro abbiano. Quindi secondo me è un buon incentivo a voler cambiare, perché se voi vi sentite inopportuni nel vostro corpo, qualsiasi altra cosa, se vi prendono in giro, se qualsiasi cosa, se vi sentite opportuni in un contesto scolastico, familiare, qualsiasi cosa, secondo me, per prendere delle decisioni importanti potete comunque parlarne con qualcuno, con una psicologa, con un amico, qualsiasi cosa. E niente, io con questo video volevo solo spingere quelle persone a
non vergognarsi dei propri problemi, a sentirsi inopportuni, inadeguati, e di poter affrontare al meglio i propri problemi, perché effettivamente questo era tutto il discorso che volevo fare. Sicuramente tutti voi avete dei motivi per non sentirvi bene o al meglio, quindi io vi auguro di poter cambiare, perché vi auguro veramente che voi possiate cambiare al meglio, naturalmente sentirvi meglio con voi stessi, con la società, con le persone che vi stanno intorno e ripeto, non fatevi sicuramente influenzare dalle persone, non fatevi influenzare dagli altri, perché dovete stare prima di tutto bene con voi stessi. Poi, ok, ci sono tanti modi per sopprimere i problemi e con alcuni non sono d'accordo, come dicevo prima, magari chirurgia plastica esagerata, che può anche rovinarvi la pelle, magari o il fumo, l'alcol, queste cose qui, che può comunque rovinarvi anche la salute. Non dico che per forza deve essere così, però comunque vorrei che passasse un messaggio positivo. Quindi, secondo me, prima di affrontare questa categorie di cose che ho detto, che secondo me neanche risolvono i problemi, non tutti almeno. Forse posso spenderli per un periodo di tempo, però non lo so, ripeto, non ci sono passata, non ci sto passando, quindi volevo essere comunque positiva in questo video, farvi passare un messaggio positivo e credo che comunque alcol, fumo, non so, droghe, così sono comunque l'ultima ruota del carro. L'ultime cose che dovete fare per risolvere i problemi e comunque io spero che questo messaggio positivo che volevo mandare è stato recepito da voi e fatemi sapere anzi nei commenti perché ci tengo magari se volete condividere anche voi un messaggio positivo per le persone che magari non sanno come affrontare un proprio problema. Spero che vogliate anche condividere magari qualcosa che vi ha spinto a diventare delle persone migliori, tra virgolette, per voi stessi principalmente. E se volete condividerlo con me e con gli altri che leggeranno i commenti, ma apprezzo anche il vostro silenzio, ecco, perché ammetto che ci vuole un atto di coraggio per poter parlare di problematiche serie, ecco. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che appunto, ripeto, il messaggio positivo sia arrivato. E ovviamente per concludere non fraintendetemi perché le mie intenzioni erano buone, sono assolutamente buone, non voglio offendere nessuno, giudicare nessuno. E ecco questo, niente, volevo solo mandare un messaggio di speranza, di positività. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!